Prova a mettermi il rossetto con gli occhi chiusi. Scusa adesso, dovrei farlo più spesso. Basta che non mi cavi un occhio. Duettate e vediamo se riuscite a farlo anche voi. Dai, dai, ti sfido. Ti sto sfidando. Dai, dai. Volevi una canzone? Eccola qua. Piuttosto che piangere, dimmi come si sta. Come si sta. Piuttosto che piangere, dimmi come si sta. Come si sta. Col cuore come di sabbia si sogna e si incontra i miei occhi. Tre sensi di colpa, piuttosto che piangere, dimmi come. Abbiamo tutti quell'amico o amica che ti videochiama ogni singolo momento della sua vita. Perché essenzialmente non ha un tutto il giorno. Sto parlando di te. Qual è il problema? Il problema è che ti chiama, se non rispondi, ti manda 30.000 messaggi. Una volta che hai risposto alla connessione degli indiani. Se questo non risponde. Ah, ma mi risponde. Cioè, non solo mi frantumi. Non hai neanche una connessione decente. Qual è il problema? Che ogni volta devo abbassare il volume perché non so mai cosa possa dire. Amo, c'è mia Amo ha madre messo i voti la prof. Tanta, Hai preso due? Stai zitto! La cosa più bella è quando a casa sua entra sua madre in camera e non è che ti avvisa, chiude la chiamata così e tu come una continui a parlare da sola. Morto il pesce. Ancora chiuso la. Chiara, dove cazzo? Ragazzi seduti, avviso importante. Stamani la professora di matematica, la professora Giambesorza, non potrà esserci perché è caduta dalle scale. Ma come bidella? No, ma sta bene? Non ridete, ragazzi, è una cosa molto seria. E perché è caduta di faccia? Gianfranchino, ma ti sembra il muore? Non ridere, no? Bidella, ma tornerà presto? Speriamo di no. Volevo dire, no? Sì? Probabile. Preparo lo champagne, si fa la verifica di matematica. No, che peccato, che peccato. Mi dispiace veramente così. Vediamo anche lo che dici. Sì, mi dispiace veramente. Così impara a salutarmi quella strada. Sì, professora. Dante Alighieri praticamente. Poi Virgilio gli ha dato acqua e zucchero perché continuava a svenire. Oh, ma stai. Scusa, che. No. Sì, nel 1900. Sì, stavo dicendo. No, che. Chi ha il miglior fisico? Chi è l'ultimo arrivato? Chi è il più timido? Chi è il più bravo a ballare? Chi è il più piccolo? Chi è il più sottone? Chi è il più simpatico? Chi è il più anziano? Chi pensa ancora alla sua ex? Best friends check. Chi è la più stronza? Chi è la più gentile? Chi rimorchia di più? Chi è la più sincera? Chi piange di più?
But over your shoulder, for a minute I was stone cold sober. Chi ha gusti peggiori nei ragazzi? Let me show you what I'm about. Let them haters run their mouth. Chi beve di più? Drink. Swalla-la-la. Chi è la più sottona? Cause all of me. Chi è la più toxic? Gotta put it like a Cadillac, but I can say. Chi è la più ordinata? Give it up. I'm not giving. Chi avrà per prima un bambino? Già sento battere il suo cuore. Chi è la più festaiola? Chi è la più gelosa? È gelosia. Chi è la più responsabile? Non fate tutti cagare. Chi è la più protettiva? Non toccare me la mia famiglia. Chi è la più spettegola? Shake brings all the boys to the yard. Chi è la più dolce? Sweet creature. Sweet. Chi diventerà suora? Pazzo per Gesù. Chi finirà nel tunnel della droga? Non fai Pablo Emilio Escobar. Chi è la più sincera? Sincerità. Chi è la più corteggiata? Ho una proposta sexy da farti. Chi è la più studiosa? Gli esami sono vicini. Chi farà carriera? I graduate with honors. I ball NATO. Chi è la più bella? I am beautiful. Chi è la più ansiosa? Anziano! Hey, Shai. Io e il mio amico abbiamo deciso di utilizzare un piatto per sfogarci. Scrivendoci sopra tutte le cose, sia negative che positive. Tutti i nostri obiettivi che volevamo raggiungere e tutte le cose che ci rendevano tristi. Le nostre paure e le nostre più grandi gioie. È un periodo difficile per tutti. Stiamo affrontando delle cose più grandi di noi. Però credetemi, se ne avete la possibilità, prendete un piatto senza che vostra madre vi scopra e sfogatevi con le vostre amiche o semplicemente da soli. Perché una volta rotto, devo farlo più grande. Vi sentirete. No! Che brutto play. Ora siamo liberi! Siamo liberi! Liberi! Sedervi sulle ginocchia di un ragazzo. Almeno una volta nella vostra vita a scuola avete provato questa atroce situazione. Non trovavate più posto? E arriva lui, il principe azzurro. Vieni a sederti qui sopra le mie Forse non ci siamo capiti. Se mi siedo sopra di te, ti spacco il tuo. Amo, ma secondo te, ma vieni qua. Ma guarda che sei leggerissima, vieni qua. E tu? Per fargli capire che non avevi intenzione di rompere quelle bellissime e graziose ginocchia, dovevi stare in questa posizione eretta. Ti sto facendo male? No? Sono leggera, grazie. E dopo 2 ore in quella posizione, tornavi a casa camminando così. Oh mio Dio, ragazze, mi sa c'ho il ciclo. Vedo se c'è un assorbente, ok? No! No! No, vabbè, raga, la signorina. Ragazze, qualcuno c'ha l'assorbente. Sto già schizzata oggi, eh. E la... No, amo, guarda che fiume. E la Madonna, le cascate del Niagara. Qui è zona rossa. Codice rosso, codice rosso. Qualcuno chiami la bidella perché qui la situazione è tosta. Cosa? Cosa? Signor giudice. Ho gli screenshot! No, a quell'orario lì la mia cliente stava facendo un TikTok! Allora, innanzitutto la parola giusta è curvy. Curvy. Ok! Signor giudice, non per... Stia zitta! Sto parlando! Signor giudice, ho diritto di parola, ovviamente, non perché... cosa? Solo perché sono donna? Cosa? No, signor giudice, la cosa è molto sospetta. La mia cliente gli è stato messo 2 like tattici, ok? E poi l'ha messa negli amici stretti. Adesso non... No, vabbè, io sciocco basita. Io a lei la blocco su Instagram e la segnalo pure.
Sì, lo faccio. Amo, non mi vengono le mie cose da 4 giorni. 4 giorni di ritardo. Amo, non iniziare a dire perché sei incinta. Amo, sono incinta. Amo, non ti caga manco tua madre, ok? Non vedi un ragazzo dalla prima quarantena, ok? Ok, ok. No, no. Amo, sei single dalla nascita. Fai schifo. Non ti sembra un po' di esagerato? Adesso alza quel coro. Che dobbiamo andare a fare le foto da zozze. Ah, sì, signor capitano. Ragazze, possiamo smetterla di frequentare ragazzi tossici? Perché proprio Luca, Lorenzo, Alessandro. Oh mio Dio. Filippo. Io se vedi... Filippo, ti faccio in due. Matteo. Fermi. Matteo. No, io non portalo ancora. No, sono una ragazza che comunque è non so, poco vendicativa. Sì. Mattia? No, non so chi sia. No, non... Francesco. Chiudi quella... Carlo. Già che ti chiami Carlo. Gianluca. Simone. Tu non hai proprio il diritto di parola, Simone. Simone, sei un falso. Simone. Insomma, tutti i maschi che il loro nome potrebbe iniziare dalla A fino alla Z mi stanno sui... Cosa vuoi, mocciosetto? Mamma, mamma, oggi abbiamo studiato a scuola che quando eravate più piccoli, nel 2020/2021/2020 fino al 2030. Amo, ti ricordi la pandemia? Chi se le scorda quelle mascherine di... Abbiamo studiato che erano anni molto difficili. Voi due cosa facevate? Salvavamo il mondo. Puoi dirlo forte. Amo, fai così. Amo, vuoi diventare una TikToker o no? Vuoi diventare un influencer o no? Allora fai così. No, prego. No, prof, non la sei. Che video lezione abbiamo oggi? Come mi ha messo assente? Aspetta che entro. Aspetta. No. Sì, salvavamo il mondo. La cosa bella è che i nostri genitori vogliono che diventiamo dei medici, avvocati. Infermieri. Aspetta, guardatevi allo specchio. Ti fidereste di un dottore come voi? Io no. Un giudice come voi? Io farei arrestare tutti, eh. E se facessimo i professori? Faremmo copiare tutti. Siamo noi il futuro. Che futuro di merda. No, Sven. Dovremmo diventare anche genitori. Che schifo. Ma lo sai già che non mi basta più, non mi basta più, non mi basta più quel che ho. Baby, non mi basta più, non mi basta più, non mi basta sentire no. È come un déjà vu, come un déjà vu, come un déjà vu che vivrò. Voglio andare su, voglio andare. Oh, in faccia di me, passami il coltello. Vaccona da guerra. Oh, amo, questa è nuova. Vaccona da guerra, ti chiamerò vaccona da guerra d'ora in poi. Oh, brutta sfigata. Dai, ragazze, smettetela di litigare, dai, non si fa. Oi, faccia di... Stiamo litigando? No, non stiamo litigando, scimmia pelosa che non sai altro. Ma la smetti? Dai, ma allora usate altri... Tipo, amore mio, ti voglio... Amore, l'hai sentita? Ma va! Amore, che? Vaccona da guerra, andiamocene. Ma dove stai andando? A parte che la vaccona qui delle due sei tu. Quel tuo viso mentre dormi vicino a me, nessuno ci vuole, perché siamo veri e siamo felici se viviamo a metà. Nia, it's Nia, nia, arigato. Nia, it's Nia, nia, arigato. I miei per te. Nia, it's Nia, nia, arigato. Nia, it's Nia, nia, arigato. Ma che? Bongo la cia cia, bongo la, ma che? Sei come un tappo nel culo. Benvenuti nel mio bar.
Benvenuti nel mio... Benvenuti nel mio sabato sera. Tè con il latte rigorosamente come gli indiani. Crema corpo della Coop dalla mia Coop di fiducia. Ciao, oggi porto con me, ci trucchiamo. Il problema più grande, non so cosa mettermi. Oh mio Dio! Preferisci essere in vestito o cadere da... Perché hai proprio scelto di morire? E la madonna, che vita di merda che hai. Perché stai facendo quella faccia lì? Un anno di didattica a distanza e c'è sempre lui! Sempre! In chat, tutti tranquilli, arrivano le 8 di mattina. Arriva lui! Chiamiamolo Gianfranchino! Ragazzi, scusate la domanda, sarà tipo la 17ª volta che ve lo chiedo, ma mi potete mandare il link? Ah, ma vedi che sei... Vedi che sei tu? Sei tu! Io adesso... Stai fermo lì? Stai fermo. A testate ti prendo! Ma non ti vergogni! Cosa fa? Ma stai zitto! Guardi quella vacca! Non... Dai, prova a chiedermi il link adesso. Dai! No! Io non ho paura di niente, ma delle api, delle cimici sì! No. La gente dice no, loro hanno più paura di te. Te mi vuoi vedere? Te mi vuoi vedere morto? Ma stai scherzando? Ma vai a morire te. E potrei essere anche in un luogo di culto. Mettiamo caso, vado un attimo in chiesa. Inizia, vedo un'ape e gli partono le sue. Qual è il problema? L'abbiamo fatto tutti nella vita. Quando sei magari in acqua, passa un'ape. Rimani sott'acqua per 5 minuti. Tanto o mi ammazzava l'ape o mi ammazzavo io, ok? Se mettessi la paura... Allora, mia madre fa paura. La domenica mattina fa paura mia madre. Ma l'ape è qua. La cimice di merda che puzza di culo. I miei per te! Best friend. Scusate napoletano. Akarishna nessuno. Akarishna nura. Kishredendo da dopo. Kattafatta innamura. Alla quella di cella bionda. Kishra uncino. Baka. Ikatane. Baka. Ciotto eroi. Ho i per te pieni di dei maneskin. Ho Damiano dappertutto. Donne, ma basta! Basta! Spin the battle! Ma come siamo da soli? Spin the fucking battle! Ok, ok! Vogliamo parlare di tutte le asiatiche che cercano di dimagrire facendo così? No, due, ma che cosa? Ma perché? Perché i miei per te si sono rotti? Ti devo mettere nel riso? Ma cosa sta succedendo? E i vostri? Ha mai presente il tuo ex che ti ha tradito? Beh, si è messo con un'altra. Oh, fammi vedere una foto. Oh! Mi ha tradito per questo. Amo, non bisogna giudicare le persone. No, no, infatti non volevo. No, ma non si giudica nessuno a prescindere. Ma che cazzo? E lei lo sapeva anche che era fidanzato, è quello. Dalle stelle alle spalle. Amo, noi non siamo fatte così. Non si giudica nessuno. Ma che cos'è? Oh, ricomponiti un po'. Basta. Salve. Oh, ecco, lasciai me. Dai, allora cosa volete? Volete qualcosina da mangiare? Hai fame? No, io non mangio. Ho fatto le lasagne, ti piacciono? Uccide la sera. Sì, però guardi, non ho. Sto bene. Non vorrei disturbare. Oh mio. Ok, però le ho cucinate per voi. Non vuoi mangiare? No, è che si fa. Però. Non mangio. Però io. Vado a casa. Mangiami. Ma con che cazzo ti sei messo? Che? Io vado a. Buon Natale, Pasqua. Pasqua. Buona. Vado a casa. Si dice professora. Cosa ho detto? Professione, no? No. Professora. Professione.
colpa della signorina Kerbal, lo so. Professora! Ma è quello che sta dicendo? Professoria? Maledetta signorina Kerbal! Aspetta, prova a dire professoressa. Professoressa? Porca di quella... Perché quest'estate ci spaccheremo a merda! Amo, mi sto sentendo con un tipo... Bravo, gentile, non lo so, c'è qualcosa che... No, non sarà un tipo a rovinarmi l'estate, dammi qua. Senti, zio, allora, patti chiari, amicizia lunga. Quest'estate ci dobbiamo dare molto da fare, non so se ci siamo capiti, ok, quindi vedi di sparire, ci ne becchiamo a settembre. Però... Ah, ma che cazzo... Tu prova solo a fidanzarti e io ti rovino la vita. E va con sia... Professoria, allora nel mio... Arigato! 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 No, basta! Ce la faccio, più forte di me! Più forte di me! Gna! Itsunichan-gna! Arigato! Vuoi essere mia amica? Devi guardare la mia serie TV preferita, perché sennò non saremo mai amiche! Questo è un appello, raccomandate la vostra amica, se tu non guardi le mie serie TV... Non possiamo andare avanti con la nostra relazione. E se muore il mio personaggio preferito, vengo a piangere da te? No, perché non sai di che cazzo sto parlando. E quello è il problema. Quindi ora io obbligo te a guardare la mia serie preferita. Di nuovo. Non vuoi guardare anime perché pensi che siano dei cartoni? Con me hai chiuso. Adesso faccio una lista di tutte le serie TV, ok, che devi guardare. Ok, come? Non vuoi guardarle? Quella è la porta. No, dai, ovviamente sto scherzando. Stazzucca. Se tu non vuoi vedere la mia serie, ti convengo fino a casa tua. Cosa vuoi? Vengo fino a casa tua, ok? Ancora qui stai? Vai subito a guardarla.